E all'Oscar del vino 2014 l'onorevole Massimo D'Alema. Il vino che importanza ha per il nostro paese? Beh, naturalmente ha anche un'importanza economica, diciamo, dato che siamo tra i maggiori esportatori del mondo, come quantità credo i primi, ma vorrei partire da un'altra dimensione, che è la dimensione culturale, la dimensione del rapporto con la nostra civiltà, con la nostra tradizione, e la dimensione della ricerca e dell'innovazione che in questi anni ci ha consentito di migliorare enormemente la qualità, soprattutto perché sono tornati molti giovani nelle campagne con cultura, formazione. Quindi il vino è un pezzo importante, una parte importante della nostra civiltà, della nostra cultura e della nostra economia. Onorevole, c'è questa sfida di sempre coi francesi. Quello che ci viene detto è che noi siamo assolutamente bravi a fare le cose, ma i francesi forse li comunicano meglio. Le vendono meglio, questo non c'è dubbio. Le vendono, le sanno vendere molto meglio, sì. E noi siamo disuniti, non riusciamo mai a fare sistema, cioè questo individualismo italiano che rende difficile per noi valorizzare tutti insieme la qualità dei nostri prodotti.